Buon salve a tutti amici di Noi Malati di Foot, io sono il vostro caro Fortino, il vostro nuovo caro Fortino, perché sono un nuovo youtuber qua su Noi Malati di Foot. Allora, siamo qua con uno squad builder da 20.000 crediti, 20-25.000 crediti, sinceramente non mi ricordo, costava 25.000 crediti quando l'ho fatto io, adesso probabilmente il prezzo sarà sui 20, 15-20. Comunque, iniziamo subito. È un 4-2-2-2. È una bella ibridozza tra, diciamo, una nazionalità, tante leghe. Ve lo metterò nel titolo comunque. Quindi, iniziamo subito dal portiere. Portiere che è portiere brasiliano del Porto, Elton. Allora, lui è stato il miglior portiere che ho provato fino adesso. È stato il miglior portiere che ho provato fino adesso perché? Perché mi ha davvero salvato il culo tante volte e c'è da dire che è sempre stato buggatissimo in tutti i FIFA, dal 13, da quando l'ho iniziato a provare, al 15. Terzino destro, tripla intesa con Elton, Danilo. Danilo del Porto che sicuramente anche lui è come Elton, buggatissimo da FIFA 13. Almeno da quando l'ho provato io, quindi FIFA 13, mi ha segnato 3 gol in 42 partite, tutti su punizione. Perché lui è un terzino destro molto molto completo. Come potete vedere, pagato 1100 crediti, costerà anche meno. Come difensore centrale di destra abbiamo Felipe Santana. Anche lui, appunto, da FIFA 13 è sempre stato fortissimo. Fortissimo perché? Perché cosa volete da un difensore voi? Velocità, fisico e di conseguenza colpo di testa. E difesa. Lui cosa ha? Quello che volete, quindi velocità, fisico, di conseguenza colpo di testa e difesa. E dunque, questo qua è un altro buonissimo giocatore. Poi abbiamo una sorpresa, non dico una sorpresa, in FIFA 13 non c'era perché non giocava nell'Inter. Juan Jesus, anche lui ha lo stesso discorso di Felipe Santana. Cosa volete voi da un difensore centrale? Velocità, difesa e fisico. E lui ha tutto ciò che voi volete. Costa davvero poco e è forte, è forte, forte, forte. Terzino sinistro abbiamo, se si muove, abbiamo, aspetta che non mi ricordo, ah sì, Dodò abbiamo, terzino sinistro dell'Inter, uno dei pochi terzini buoni di Serie A, anche perché ce ne sono molto pochi. Costa parecchio, 2800 crediti, adesso costerà più o meno uguale, anche perché in Serie A ce n'è molto pochi e soprattutto lui è uno dei pochi forti. Perché? Perché ha una buona velocità, un discreto dribbling, un buon work rate, una discreta difesa e un fisico non bestiale, però dai, ci sta. Come centrocampisti difensivi centrali, il primo è Casemiro, l'ennesimo brasiliano e l'ennesimo brasiliano del Porto che abbiamo in questa squadra, è lui davvero, diciamo, discreto. Non dico che sia forte, però mi sembra discreto. 3 gol in 34 partite per quello che costa è buonissimo. Anche se non è molto veloce, lui è il classico centrocampista difensivo centrale con le contropalle che riuscirà a non farvi passare un'emerita. Cavolo, un emerito cavolo. CDC che, diciamo, più per ragioni di intesa che per ragioni di forza, abbiamo Yap. Quindi avrete già capito chi c'è là davanti. Avrete già capito chi c'è là davanti. Yap, che molti dicono sia il nuovo Yaya Touré, ma io non ho sinceramente riscontrato tutte queste doti di Yaya Touré. Anche se comunque, diciamo, è discreto, non è proprio arpeggio, non è arpeggio. Un gol in 5 partite, da, non è malissimo. Poi io l'ho messo CC, lui dovrebbe essere CDC, però dettagli. Come COC, anche qua per ragioni di intesa, ma anche per ragioni di forza, diciamo. Chiumento è qualcosa di spettacolare. Perché a me è piaciuto davvero un botto. Mi è piaciuto un botto perché, nonostante sia argento, ha delle statistiche da, non dico giocatore oro, però non da argento 72, ma almeno 74.
Un gol in 10 partite, che dire di lui? È buono, è un buon giocatore, ha pagato solamente 3.000 crediti per evitare di prendere Chermiti, che costa 20.000, dai, lui ci sta. Poi, CCD destra, abbiamo, è il solito Quintero. Quintero che, come dall'anno scorso, è rimasto così com'è, fortissimo. Sembra velocissimo, anche se non lo è. Sembra molto fisico, anche se è una formichina. Però l'è davvero forte. Attaccante di destra, lui, l'immenso Jackson Martinez. Upgradato dall'anno scorso di un punto, grazie alla sua versione in forma, la sua versione International Man of the Match e soprattutto alla sua versione Team of the Season, che l'anno scorso era devastante. Quest'anno lui è fortissimo. Madonna. L'è fortissimo. 16 gol in 18 partite. Vabbè, lasciamo stare. L'altro è Chikawe. Wow. 5 stelle skill, 5 stelle piede debole. Wow. Ha tutto. Cos'è che non ha? Cosa non ha? Cioè, fate prima dire cosa non ha, che cosa ha. Perché ha tutto. 1.000 crediti per un giocatore formidabile. Dunque, ragazzi, detto questo, io vi invito a guardare tutti i link in descrizione. Passate alla nostra pagina Facebook, Noi Malati di Foot. E che dire, per questo video è tutto. Il vostro Carlo Fortino, quindi dovrete abituarvi a chiamarmi Carlo Fortino, anche se è un nome un po' particolare. Ditemi se questo video vi è piaciuto, ditemi se vi piaccio, se non vi piaccio mi dovrete sopportare. E dunque, detto questo, vi saluto e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!